Buongiorno, in questa lezione parleremo della pittura barocca, una delle due strade della pittura barocca. Quella che vedremo oggi è la strada più classicista che fa capo all'attività dei Carracci, che sono pittori bolognesi. Agostino, Ludovico e Annibale. Agostino e Annibale erano fratelli ed erano cugini di Ludovico. Questi tre artisti fanno una scelta ben precisa, si riallacciano al classicismo rinascimentale, che ormai era stato soppiantato, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, dal manierismo, con elementi di carattere bizzarro, sicuramente non canonici, elementi che non rispettavano l'ortodossia cattolica. Invece, ovviamente, in questo periodo, sotto la spinta della Controriforma, l'arte in generale subisce un rigoroso controllo da parte della Chiesa. L'altra strada invece della pittura barocca è caratterizzata dal caravaggismo. I Carracci. Diedero vita ad un'accademia che può essere considerata la prima scuola privata di pittura. Inizialmente questa accademia venne chiamata l'Accademia del Naturale, Poi cambia il nome in Accademia dei Desiderosi. per poi chiamarsi definitivamente l'Accademia degli Incamminati. Questi nomi in realtà esprimono qual era l'intento di questi artisti, ovvero quello di riallacciarsi più fedelmente alla natura, quindi dimenticare gli eccessi del manierismo, anche se poi vedremo, soprattutto nell'attività di Annibale Carracci, molti elementi sono totalmente barocchi, per cui anche in questo caso possiamo avere il gusto per l'eccesso, per la bizzarria. Tuttavia, le deformazioni anatomiche, la sensualità che si respirava nelle opere manieriste, in questo periodo non si vedono o comunque sono maggiormente aderenti ai canoni classicisti. Accademia del Naturale perché appunto si ritornò ad un approccio naturalistico, almeno per questa parte della pittura barocca. Il nome poi passò all'Accademia dei Desiderosi perché questo nome doveva esprimere appunto la volontà, il desiderio di ritornare allo studio oggettivo e naturalistico, e poi il nome passò a quella degli incamminati perché si voleva esprimere con questo termine il lungo cammino di perfezionamento continuo che è tipico dell'artista. Cominciamo a vedere alcune opere. Qui abbiamo l'ultima comunione di San Girolamo, è di Agostino Carracci, e come vediamo abbiamo una impostazione che richiama in tutto e per tutto i canoni del classicismo. Abbiamo un'architettura rigorosamente in prospettiva che è ben centrata e costituisce l'ossatura di tutta l'immagine. Abbiamo poi i personaggi principali, San Girolamo e il sacerdote che gli pone la comunione, che sono, secondo il classicismo, al centro della composizione e non hanno le deformazioni tipiche del manierismo. Tutta la scena poi è caratterizzata da una luce uniforme, chiara, anch'essa tipica del naturalismo. Un quadro come questo esprime sicuramente un aspetto che ritroveremo spesso nella pittura barocca ed è il pietismo, cioè la volontà da parte del pittore di esaltare l'aspetto umano, religioso, l'aspetto pio dei personaggi, per spronare quindi gli osservatori ad una fede genuina e sincera verso Cristo, proprio il rispetto dei dettami della Controriforma. Quindi qui non troveremo l'intellettualismo e la sensualità di stampo manierista. Andiamo avanti. Vediamo quest'altra opera di Ludovico, che è la Trasfigurazione di Gesù Cristo. È l'episodio evangelico in cui Gesù si manifesta ai tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte Tabor come Dio e conversa con Mosè ed Elia. Questa scena, nonostante sia una scena estremamente concitata, che sicuramente è memore della Trasfigurazione di Raffaello che vedremo tra poco, tuttavia non presenta quello stravolgimento anche luministico della scena. Tutto appare armonizzato in colori abbastanza chiari e non fortemente chiaroscurati, non è presente il cangiantismo di stampo michelangiolesco e tutto è ordinato e ben definito. La scena di Cristo con Mosè ed Elia si trova nella parte alta del quadro, la scena dei tre apostoli nella parte bassa. Il confronto diretto è ovviamente quello con Raffaello, che come vedete è un'opera fortemente luministica, proprio perché abbiamo visto nelle lezioni precedenti Raffaello, nella seconda parte della sua attività, aveva creato assieme a Michelangelo il linguaggio manierista, per cui qui notiamo appunto una esasperazione
delle luci e delle ombre, la presenza di linee compositive oblique, elementi irrazionali, eccetera. Vediamo adesso l'attività di Annibale, che dei tre artisti è sicuramente quello più innovativo, perché comincia a riflettere anche da un punto di vista formale sul nuovo linguaggio barocco e sarà tra i pittori che appunto più lasceranno il segno per la pittura successiva. Questo primo quadro, che è il Mangiafagioli, è molto interessante per diversi aspetti. In primo luogo per la scena. Si parla a questo proposito di scena di genere, cioè di una scena che rappresenta non elementi e temi classici, mitologici, religiosi, ma una scena quotidiana che è semplicemente una registrazione di quello che avviene nelle strade anche più malfamate di una città. E questa sarà una sensibilità che, per esempio, avrà anche Caravaggio, e soprattutto Caravaggio la estremizzerà. Un altro aspetto molto interessante è anche la dimensione dell'opera, perché questa è un'opera molto piccola, 50x60 cm circa, e ci testimonia anche il cambiamento che stava avvenendo all'epoca riguardo al quadro come oggetto, perché è proprio nel 600 che si comincia ad avere la specializzazione nei diversi generi, quindi esiste la pittura di genere, quindi una storia comune e umana come questa, esiste per esempio la natura morta, esiste il nudo, esiste la pittura storica, eccetera. Prima del 600 questa differenza non era così marcata, soprattutto si utilizzavano dei supporti molto ampi, spesso l'affresco, quindi il supporto era il muro, e queste opere ovviamente non erano così trasportabili. Invece nel 600 si assiste proprio alla nascita del quadro vero e proprio, così come lo si intende ancora oggi, quindi la tela o la tavola che vengono trasportati in tutta Europa, e quindi c'è anche una ricerca di nuove vie di commercio e di mercato. Adesso veniamo all'opera specifica. Abbiamo detto che si tratta di un personaggio anonimo, quindi evidentemente una persona del popolo, che mangia avidamente il suo piatto di fagioli e, come vediamo, la sua mensa è una mensa estremamente povera, una mensa tipica di questa gente. Quindi Annibale si rivolge tematicamente ad un mondo che prima di questo momento non era stato affrontato dagli artisti. Anche l'aspetto cromatico è innovativo perché, come vedete, i colori cominciano a scurirsi, e anche questo sarà una sensibilità tipica di tutto il barocco nella pittura, che poi troverà la massima realizzazione nel caravaggismo. Un'altra opera che è molto simile, quindi ancora una volta siamo di fronte a una scena di genere, è La bottega del macellaio. Questo è un tema molto caro al barocco, tant'è vero che ci sono poi anche delle opere olandesi su questo tema, basti pensare al Bue Squartato di Rembrandt. Quindi qui vediamo una scena quotidiana, anche molto cruda, rappresentata senza nessun filtro. Senza il filtro dell'intellettualismo, senza il filtro della bella composizione, della ricerca del centro, del naturalismo, eccetera. Quindi in questo quadro Annibale dimostra di spingersi più verso l'aspetto realistico. Ricordiamo brevemente che il naturalismo tendeva a rappresentare una natura ideale, ovvero la natura così come dovrebbe essere, quindi depurata dei suoi difetti, mentre il realismo tende a rappresentare la natura così com'è. Queste due correnti nell'attività di Annibale in qualche modo camminano parallelamente, perché se da una parte l'artista realizza scene di genere come questa, nelle opere ufficiali continua invece la tradizione dei Carracci, una tradizione classicista, anche se però presenta dei caratteri innovativi tutti barocchi. Ed ecco, vediamo il capolavoro di Annibale, che è La volta di Palazzo Farnese, che come vedete è illusionisticamente suddivisa in vari riquadri. In ogni riquadro c'è una scena diversa. Sicuramente questa suddivisione risente sia della pittura emiliana di Correggio, ma anche poi della pittura romana di Michelangelo, in particolar modo la Cappella Sistina con la volta che, come sappiamo, era suddivisa tramite un'architettura dipinta. Infatti qui a Roma Annibale si trasferisce e poi lavorerà per tutta la vita, quindi dialogando anche con gli artisti del classicismo e del manierismo. Queste scene furono volute dal cardinal Farnese e rappresentano gli amori degli dei. La scena più famosa sicuramente è quella centrale, in cui vediamo le nozze di Bacco e Arianna. I due personaggi sono riconoscibili sulla sinistra: il primo procede su un carro d'oro
trainato da due tigri, la seconda invece procede su un carro bianco trainato da due capre. Nonostante Annibale rappresenti una scena estremamente gioiosa, tipica delle nozze, l'impianto è fortemente classico, perché due gruppi di figure sono simmetrici, quindi a sinistra gli sposi e a destra il corteo, che è caratterizzato dalla presenza di menadi e di satiri. I satiri erano delle divinità metà uomini, metà animali. E poi le due scene sono incorniciate in alto da una sequenza di amorini e in basso da due figure, una maschile e una femminile, che appunto creano una sensazione di stabilità di tutta la scena. Le nozze di Bacco e Arianna sono la felice conclusione della triste storia di Arianna, che come sappiamo fu abbandonata dall'eroe Teseo una volta uscita dal labirinto, fu abbandonata nell'isola di Nasso e fu appunto ritrovata da Bacco. Da qui deriva anche il detto piantare in asso, che proviene appunto da abbandonare in Nasso.